Ben ritrovati amici del calciogiovanile.com, da Giovanni Mazzola inizia una nuova stagione dedicata al calcio giovanile palermitano e siciliano. Siamo al quarto anno ormai del progetto del calciogiovanile.com, quest'anno un progetto che si allarga sempre più oltre al nostro consueto appuntamento con la televisione, infatti si aggiunge anche la radio, visto che il calciogiovanile.com sbarca anche in radio su Radio Palermo Centrale, dove potrete sentirci il lunedì mattina alle ore 11:15, la frequenza è il 99.9 in FM. Ma bando subito alle ciance, inizia una nuova stagione in questo fine settimana che ci aspetta, prima giornata di campionato per allievi regionali e giovanissimi regionali. Siamo reduci da una stagione ricca di soddisfazioni per il calcio giovanile siciliano, visto che è tornato qui nell'isola il titolo nazionale di allievi regionali, visto che il Calcio Sicilia ha conquistato qualche mese fa nella finale contro il San Michele Cattolica Virtus, finita per 3-1, il titolo nazionale. I ragazzi di Matteo Di Fiore sono riusciti in questa vera e propria impresa, possiamo dire, e adesso inizia una nuova stagione, il Calcio Sicilia che ha rinnovato totalmente il proprio organico di allievi regionali, tenendo sempre al comando un uomo esperto come Matteo Di Fiore, e vorrà difendere il titolo, visto che giocherà con lo scudetto sul petto. Non è soltanto questa la novità che ci aspetta in questa stagione che sta per iniziare, visto che ci sono stati tanti movimenti anche a livello dirigenziale. Per dirvene due, i più importanti, diciamo, di questa stagione: torna Rosario Argento, dirigente storico del calcio non soltanto regionale ma nazionale, visto che è stato responsabile del settore giovanile del Palermo, oltre che osservatore per varie squadre nazionali, adesso è responsabile dello scouting del Sud Italia per il Venezia Calcio. Torna però anche a lavorare qui in Sicilia, precisamente a Palermo, nella Vis Palermo, dove sarà il direttore generale. Lo avremo nelle prossime puntate ospite. L'altra novità arriva invece dalla cantera Ribolla, dove è arrivato Carmelo Bongiorno come nuovo direttore sportivo, un progetto nuovo anche per il Ribolla, ma piano piano vi diremo tutte le notizie e tutte le novità che ci sono. Iniziamo come sempre dagli allievi regionali, ma prima ancora di iniziare ad addentrarci dentro quello che saranno le dinamiche del campionato che ci aspetta, andiamo ad ascoltare le parole del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, Santino Lopresti, che ai microfoni del calciogiovanile.com presenta questa nuova stagione di allievi e giovanissimi. Quindi andiamo ad ascoltare le parole del presidente. Inizia una nuova stagione per allievi e giovanissimi regionali qui in Sicilia, abbiamo il titolo addirittura nazionale degli allievi. Cosa si aspetta lei, presidente, da questa nuova stagione? Mi aspetto che, come al solito, come dire, che un buon vivaio, un buon, come dire, lavoro ci sono sia nelle grandi città, diciamo, ma talvolta li riscontriamo anche nei piccoli luoghi, piccoli, diciamo, comuni, ecco, dei ragazzi, delle società, delle squadre che sono ben organizzate e che riescano ad avere anche un livello importante. Lei sa che la federazione tiene molto alla qualità, perché dai giovani poi ci aspettiamo che possano giocare anche nella serie superiore per poi fare, come dire, le giocatori della nazionale, perché uno dei problemi che noi abbiamo oggi è che meno del 40% dei giocatori in Italia sono italiani, e quindi, come dire, questo ne risente anche la nazionale italiana. Lei sa che c'è ora un obbligo non solo per gli allievi giovanissimi, diciamo, di avere un tecnico preparato, ma questo avviene anche nelle categorie, diciamo, più basse, come gli esordienti, come i pulcini. Bene, c'è questa necessità. Questo è un indirizzo della federazione che mira a migliorare la qualità di questi ragazzi, perché se sin dall'inizio questi ragazzi sono seguiti da un tecnico qualificato, bene, c'è la possibilità che un numero maggiore di ragazzi può aspirare a poi a diventare, diciamo, ad essere presente nei campionati maggiori. Per quanto riguarda la Sicilia, noi abbiamo fermato i format, voi sapete che ci siamo fermati a un numero prestabilito, quello di 65, abbiamo ritenuto di prendere fuori quota le società professionistiche, quindi mediamente ogni anno noi abbiamo 70 società. Questo lo abbiamo fatto perché anche quest'anno abbiamo riscontrato che diverse società, sia allieve e giovanissime, dopo che di quelli che ne avevano titolo e diritto,
non si sono iscritti, oppure dopo che si erano iscritti hanno rinunciato, e facendo quindi scorrere una graduatoria di ripescaggi cosiddetta. Noi abbiamo ridotto, perché voi sapete che venivamo da 80 e più società, proprio per far sì che i campionati fossero, come dire, dei campionati reali e non ci fossero la presenza di squadre che poi a metà stagione abbandonavano oppure venivano con pochi ragazzi per poi dopo 5 minuti fare finire la partita e quindi falsare il campionato, e per alzare la qualità, quindi il livello qualitativo. Ecco perché ci siamo ormai fermati, standardizzati a questo livello di numero di società che riteniamo adeguato per la Sicilia, e quindi, come dire, penso che la stagione che sta partendo sia una bella stagione e mi auguro che possa portare a dei risultati importanti, come è avvenuto l'anno scorso col Calcio Sicilia, l'anno scorso, quest'anno diciamo che sono campione d'Italia. E abbiamo ascoltato quindi le parole del presidente Santino Lopresti, che ringraziamo soprattutto per la disponibilità, Lega Nazionale Dilettanti Siciliana, che quindi è venuta incontro un po' alle esigenze e alle lamentele che sono emerse in questi anni nel calcio giovanile siciliano, un numero ridotto di squadre che parteciperanno ai campionati di allievi e giovanissimi, soprattutto per evitare quello che è successo negli anni scorsi di rinunce in corso o di squadre che si sono prese con organici carenti, quindi una qualità maggiore che ci aspettiamo da questa nuova annata. Iniziamo parlando degli allievi regionali, ricordiamo che ovviamente avendo anche il titolo nazionale i campioni in carica sono quei ragazzi del Calcio Sicilia che sono stati inseriti nel girone A che vede Accademia Sport Trapani, Stella d'Oriente, Borgo Nuovo, il Calcio Sicilia appunto, Castelvetrano, Selinunte, la Polisportiva CEI, Favara Academy, Monreale Calcio, Paceco, Renzolo Piccolo, Terrasini, Sporting Village, Tommaso Natale, Sporting Pallavicino, Terzo Tempo e TF. Tra queste squadre abbiamo soprattutto un esordiente negli allievi regionali che è il Terzo Tempo. Andiamo ad ascoltare quindi le parole del presidente e allenatore, perché allenerà quest'anno la formazione di allievi regionali, Fortunato Cilluffo. Salve mister, è il vostro primo anno, il vostro esordio, che campionato si aspetta? Ma essendo al debutto è un campionato nuovo per noi, finalmente abbiamo raggiunto quest'altro obiettivo, siamo felici e ce la metteremo tutta per raggiungere prima possibile l'obiettivo nostro, che sarà quello del mantenimento della categoria. Avete un girone piuttosto complicato con squadre un po' più navigate, quali sono i vostri obiettivi, se ci sono, considerato che la stagione è iniziata da poco tempo? Tenuto conto che noi per l'appunto siamo una matricola, il lavoro che ci aspetta è veramente duro. È stato tolto un girone dagli allievi regionali e adesso sono 5, quindi si presume che si sia alzata un minimo la qualità. Ce la metteremo tutta, come dicevo poc'anzi, per fare il nostro meglio e per quanto possibile fare un campionato tranquillo. Qual è il suo bilancio di questi primi mesi di lavoro, come ha visto i suoi ragazzi? Abbiamo lavorato tanto, devo dire. Li vedo molto, molto, molto motivati. È un bel gruppo, i ragazzi mi stanno seguendo, sono assolutamente soddisfatto e sono convinto che ci prenderemo delle soddisfazioni. Carico quindi Fortunato Cilluffo in vista di questa nuova stagione per il Terzo Tempo, stagione che inizierà in casa del Monreale, mentre il Calcio Sicilia dei campioni in carica affronterà il CEI. Andiamo a leggere comunque la prima giornata del girone A di allievi regionali, ricordiamo che si inizia questo fine settimana, sabato e domenica. Atletico Stella d'Oriente, Borgo Nuovo, Castelvetrano, Selinunte, Accademia Sport Trapani, Paceco, Sporting Pallavicino, Renzolo Piccolo, Terrasini, Favara Academy, Sporting Village, Tommaso Natale, TF, oltre alle già citate Calcio Sicilia CEI e Monreale Terzo Tempo. Proprio del Monreale andiamo ad ascoltare le parole del tecnico degli allievi regionali Pippo D'Angelo. Il campionato si avvicina, come ha visto i suoi ragazzi in questa preparazione estiva? Devo dire che ci siamo preparati al meglio per questo inizio di stagione, per questa nuova stagione. Devo dire che
gruppo, avevamo già una base costruita l'anno scorso di tanti 2001, con l'innesto anche di qualche 2002. E i ragazzi stanno rispondendo bene, ovviamente i carichi di lavoro sono stati eccessivi, nelle ultime due uscite che abbiamo fatto due amichevoli è andata benino, ho visto un gruppo che risponde veramente bene sia a livello fisico che a livello tattico, quindi ci prepariamo a questo inizio di stagione sperando di iniziare nel miglior modo possibile. Cosa le è piaciuto maggiormente dei suoi ragazzi? Quali difetti invece ha notato e intende limare in questi ultimi giorni prima dell'esordio ufficiale? Ma difetti lo sappiamo, lavorando con dei giovani ancora c'è tanto da fare. Magari quello che a me dà fastidio sono proprio a livello individuale, alcune volte concediamo degli errori individuali dove giustamente loro devono lavorare, devono cercare di crescere. E dai pregi devo dire che è un gruppo che mi segue veramente bene, è un gruppo di ragazzi che ha voglia di lavorare, ha voglia di crescere, ha voglia di migliorarsi e questa è la cosa che io guardo soprattutto sui giovani. Nella stagione passata vi siete fermati a un passo dai playoff, quali sono le ambizioni per quest'anno? Ripetere la stessa annata o magari alzare un po' di più l'asticella e quindi accedere ai playoff che è ancora più prestigioso? L'anno scorso siamo partiti un po', diciamo, con una squadra che abbiamo fatto all'ultimo istante, con una squadra tutta nuova, quindi l'obiettivo prefissato era quello di una salvezza tranquilla, poi man mano lavorando con il lavoro siamo andati avanti, ci siamo ritrovati in zona playoff, poi mancata nelle ultime due giornate solo per la differenza con la seconda classificata e quindi il sogno è finito lì, però è stata una stagione abbastanza positiva. Quest'anno partendo già con una base, come avevo detto, costruita l'anno scorso con tanti 2001 che mi facevano anche piante organiche in prima squadra, e vogliamo alzare un po' l'asticella. Cercheremo quantomeno di fare una salvezza tranquilla subito e poi, ahimè, cercare di entrare nella zona playoff. Abbiamo ascoltato le parole di Mister D'Angelo, passiamo adesso al girone B degli allievi regionali, girone che vede impegnate la Vis Palermo del direttore Rosario Argento, ve l'abbiamo detto come novità a inizio puntata, ma anche la cantera Ribolla del direttore Carmelo Buongiorno, per lui dopo un'annata molto travagliata l'anno scorso tra il Calcio Sicilia, poi il divorzio con la società che fa capo al centro sportivo Pisa, poi il passaggio breve alla Fortitudo Bagheria, adesso un nuovo progetto per lui alla cantera Ribolla, dove Domenico Gallina, uno dei quattro soci che hanno fondato la scuola calcio qualche anno fa, ha preso in mano tutto. Carmelo Buongiorno ha sposato questo progetto, allievi giovanissimi, anche una prima squadra. Andiamo a ascoltare le sue parole. Direttore, buongiorno. Dopo l'esperienza breve a Bagheria, riparte da Ribolla, un progetto che riparte con Domenico Gallina presidente, allievi giovanissimi, ma anche una prima squadra. Quali sono le prime sensazioni? Le sensazioni sono senza dubbio positive, nel senso che ho immediatamente accettato la chiamata del presidente Gallina, perché ritengo che abbiamo stilato un progetto molto molto interessante. Il primo passo è stato l'affiliazione con l'Empoli Calcio, la costituzione di una prima squadra per dare la possibilità ai nostri giovani che finiscono l'ultimo anno di allievi di poter continuare, e la composizione delle squadre allievi regionali, giovanissimi regionali, le squadre di fascia B eccetera eccetera, fino ad arrivare ai primi calci. Allievi giovanissimi ripartono da due tecnici di esperienza come Johnny Sanfilippo e Toto Tedesco. Conosce molto bene Johnny Sanfilippo, gli ha affidato la squadra degli allievi. Cosa si aspetta da questa stagione? Non ci aspettiamo nulla di particolare, che è quello di fare discretamente, di mettere in mostra i nostri giovani più interessanti, di arrivare nelle posizioni di classifica che ci competono, che potrebbero essere le posizioni di playoff, questo è il nostro obiettivo primario, però è chiaro che per esempio nel giovanissimo regionale è una squadra totalmente nuova, una squadra fatta dall'inizio del mese di giugno, abbiamo cominciato a cercare giocatori perché non c'era un grande gruppo 2003 qui al Ribolla, abbiamo costituito un gruppo totalmente nuovo, quindi probabilmente faremo un po' di fatica. Discorso diverso invece per gli allievi regionali, dove già c'era
uno zoccolo duro di 2001 e abbiamo inserito diversi 2002 giocatori molto interessanti con la prospettiva di poter far bene la prossima stagione. Sono usciti i calendari, esordio per gli allievi a Rocca di Caprileone, per i giovanissimi a Villa Abate. Come pensa che saranno queste prime due partite per le due squadre? Guarda, gli inizi della stagione sono sempre complicati e difficili perché le squadre ancora non hanno la lucidità, la freschezza atletica, per cui sono sempre un enigma. Gli allievi, noi incontriamo una squadra ripescata, la New Eagles di Rocca di Caprileone, giocano a Rocca di Caprileone, non sappiamo che tipo di squadra andremo a trovare, però siamo molto fiduciosi. I giovanissimi vanno a Villa Abate, sarà un inizio difficile come tutti gli inizi di stagione, cercheremo di tirare fuori il massimo. Vi ho ascoltato le parole di Carmelo Buongiorno, un girone abbastanza interessante questo, il girone B di allievi regionali, visto che oltre alle squadre palermitane vedrà impegnate molte squadre del messinese. Andiamo a leggere quindi le partecipanti a questo girone B, dove figura il Bagheria Città delle Ville, il Buon Pastore al primo anno di allievi regionali dopo il successo lo scorso anno con i giovanissimi arrivati fino alle semifinali regionali dove hanno perso con i Cugini del Calcio Sicilia. Poi abbiamo il Calcio Ciccio Galeotto, la Cantera Ribolla, la Folgore, la Fortitudo Bagheria, Free Time Club, New Eagles 2010 di Rocca di Caprileone, Nuova Rinascita, Panormus, Pattese, Promosport Barcellona, Villa Abate e Vis Palermo. Prima giornata che è in programma in questo fine settimana e che vede Bagheria Città delle Ville contro la Nuova Rinascita, Calcio Ciccio Galeotto contro il Villa Abate, Free Time Club, Fortitudo Bagheria, New Eagles Cantera Ribolla, Panormus Pattese, Promosport Barcellona, Buon Pastore, Vis Palermo, Folgore. Una prima giornata interessante in questo girone B. Inoltre c'è anche una delle formazioni che un po' in giro è sotto la lente di ingrandimento, visto che è considerata una delle squadre migliori nel panorama quantomeno palermitano. Stiamo parlando della Panormus. Andiamo ad ascoltare quindi le parole di mister Giuseppe Ferrante, ascolteremo anche le parole di mister Ciccio Aronica, da quest'anno allenatore degli allievi regionali della Vis Palermo. Mister, lei ha preso un gruppo fondato, questo è il suo primo anno, come ha trovato i ragazzi? I ragazzi li ho trovati abbastanza motivati, contenti di riniziare le attività, perché questi sono dei ragazzi che lontani dai campi non riescono a stare. E buon impatto inizialmente, poi ci siamo resi conto che abbiamo un bel po' di lavoro da fare, pian piano, già questa è la quarta settimana di lavoro che facciamo insieme ai ragazzi, stiamo cercando di migliorare un po' tutti. Cosa le è piaciuto maggiormente dei ragazzi e quali sono invece i difetti che ha trovato e che vuole limare in questi giorni di lavoro? Ma come pregi naturalmente la disponibilità mentale da parte dei ragazzi, che poi è quella che io chiedo iniziando a lavorare con i gruppi che ho avuto a disposizione. E i difetti, no? I ragazzi naturalmente rapportati alla loro età sono un po' distratti, ma è tutto normale, fa parte della loro crescita, di difetti non gli posso rimproverare nulla inizialmente. Appena inizia il campionato, se non facciamo risultato, allora avrò qualcosa da rimproverarvi. Quali sono gli obiettivi o comunque cosa si aspetta dal campionato dei suoi ragazzi? Beh, all'inizio è tutto da scoprire. Noi abbiamo già saputo il girone, bene o male, ed è un girone tosto. A breve uscirà il calendario e vedremo un attimino. E io cosa mi devo aspettare? Mi aspetto che i ragazzi si mettano in campo, che provino a giocare come stiamo cercando di fare in allenamento, e poi aspetteremo i risultati. Io spero in un campionato con una crescita costante partita dopo partita. E invece quanto sarà importante l'apporto del direttore Argento, che lei conosce bene vista la sua esperienza? Beh, il direttore è un valore aggiunto naturalmente dentro questa società, è una persona conosciuta a Palermo, stimata e apprezzata naturalmente come persona,
e per il lavoro svolto negli anni nel Palermo, con naturalmente dei titoli vinti, quello che ricordiamo tutti maggiormente è il campionato primavera col Palermo Calcio, e naturalmente è uno stimolo in più per noi tecnici a far bene, in modo che possiamo dare delle soddisfazioni in più a questa società e al direttore. E passiamo adesso ai giovanissimi regionali. Abbiamo ascoltato tra le tante parole quelle di Ciccio Aronica, da quest'anno allenatore degli allievi regionali della Vis Palermo. Vis Palermo che ha effettuato una vera e propria rivoluzione in questa stagione, tant'è vero che anche ai giovanissimi regionali c'è un nuovo tecnico, Mario Pezzino, che andremo ad ascoltare poi le sue parole subito dopo. Iniziamo però con ordine. Giovanissimi regionali che hanno sentito di questo ridimensionamento che ha effettuato la Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, tant'è vero che, se vi ricordate, lo scorso anno le squadre palermitane erano impegnate su tre gironi, il girone A, il girone B e il girone C. Da quest'anno invece le squadre palermitane saranno soltanto nei gironi A e nel girone B. Iniziamo quindi dal primo e dalle squadre partecipanti. Troviamo l'Accademia Sport Trapani, l'Atletico Stella d'Oriente, il Calcio Ciccio Galeotto, la Polisportiva Calcio Sicilia, Castelvetrano Selinunte, la Polisportiva CEI, l'Unione Sportiva Città di Palermo, il Città di Trapani, Fortitudo Bagheria, Monreale Calcio, Paceco, Sporting Pallavicino, Terzo Tempo e TF. Questo girone vede tra le altre il Monreale Calcio, che ritrova una squadra di giovanissimi regionali e che può contare quindi su tutta la trafila, dalla prima squadra fino alle squadre dei più piccolini, visto che quest'anno la società che fa capo alla Tecnonaval ha una squadra in eccellenza con Santo Marramaldo, poi alle spalle allievi regionali, giovanissimi regionali e poi tutta la trafila di settore agonistico e di scuola calcio. Tanta soddisfazione per questo progetto. Andiamo ad ascoltare le parole quindi di Santino Nuccio, responsabile tecnico del Monreale Calcio. Ascoltiamo anche le parole di Totolo Giudice, da quest'anno per il secondo anno di fila allenatore del Terzo Tempo, che dopo una buona annata lo scorso anno si vorrà sicuramente confermare anche in questa stagione. Come ha visto i ragazzi in questi primi mesi di preparazione estiva, con un campionato che ormai è alle porte? I ragazzi fino alla settimana scorsa hanno fatto un buon carico di lavoro, sapendo che già da questa settimana inizia il campionato, e si stanno preparando con una buona vena, perché dall'anno scorso abbiamo fatto qualche cambiamento, qualche nuovo arrivo. Però abbiamo la fortuna che l'anno scorso la maggior parte hanno giocato sia con gli allievi regionali che con il gruppo di Sedita, che hanno fatto un buon campionato sperimentale. Gli allievi l'anno scorso si sono fermati ad un passo dai playoff. Quali sono le ambizioni dei ragazzi quest'anno? Alzare l'asticello oppure ripetere un'annata come quella passata, che era un gruppo un po' di sotto età, sarebbe già un grande traguardo? Sì, anche quest'anno c'è qualcuno sotto età, ma questa è una cosa che voglio la società. Poi quest'anno io sono convinto che possiamo ripetere il campionato scorso e soprattutto portare qualche ragazzino negli allievi. I due ragazzini che l'anno scorso giocavano negli allievi e già quest'anno hanno già esordito in eccellenza. Domenica scorsa il Turco 2000 ha fatto l'esordio in eccellenza. Perciò noi, l'obiettivo nostro è quello di portare più ragazzi nella prima squadra. Però sono convinto che con il lavoro del mister, penso che in questa squadra lui riesce a ottenere il massimo dai ragazzi, potremmo anche sperare un posto nei playoff. Per i giovanissimi invece le ambizioni sono stati ripescati, i primi ripescati, a cosa si punta in questo campionato? Anche lì io sono convinto di avere penso che il mister Sedia ha un buon gruppo, un gruppo che già lavora da due anni, e secondo me ci sono delle buone qualità che ci possono farci togliere delle buone soddisfazioni, sperando anche in una classifica buona, ottima. Per concludere, il Monreale è una società che presenta squadre in eccellenza fino ai primi passi, quindi un grande vanto, essendo l'unica palermitana ad avere così tante squadre da alte categorie fino ai bambini che devono crescere.
Sì, diciamo che in questi tre anni abbiamo fatto un grossissimo lavoro, riuscendo a ottenere per ogni anno di età delle squadre fino ad arrivare all'eccellenza. Questa è una cosa che ci possiamo vantare e che ci fa piacere, ma soprattutto che i genitori e le famiglie ci seguono, perché hanno visto la serietà di questa società e delle persone che ci lavorano. Salve mister, siete al vostro secondo anno di campionato, il primo, un bilancio, com'è andato visto che era il vostro esordio, se vi aspettate di più o siete soddisfatti? No, l'anno scorso è andata abbastanza bene perché era, appunto, come hai detto tu, il primo anno. Siamo riusciti a salvarci, che era l'obiettivo stagionale prefissato, anzi addirittura le aspettative sono state ampiamente rispettate, perché siamo arrivati pure quarti in classifica, non abbiamo fatto i playoff per un solo punto. Però l'importante è che i ragazzi comunque siano cresciuti e che noi anche come società siamo cresciuti. Cosa vi aspettate da questo vostro secondo anno? Se avete qualche obiettivo, o comunque partite senza obiettivi prefissati e comunque vi aspettate magari qualche sorpresa strada facendo? No, l'obiettivo è sempre quello, ovvero mantenere la categoria. Poi, come dicevamo l'anno scorso, se sul proseguo del campionato dovessimo magari avere un bottino di punti sufficiente alla salvezza e magari poter cercare di migliorare quello fatto lo scorso anno, allora sì. Però dico, noi partiamo con l'obiettivo della salvezza, anche perché il girone è abbastanza impegnativo, c'è una squadra di tutto rispetto, quindi non sarà facile. Come ha visto i suoi ragazzi in questi primi mesi di lavoro, cosa le è piaciuto maggiormente e cosa invece c'è ancora da limare, qualche dettaglio? Allora, questo è un gruppo che ho da quest'anno praticamente. Devo dire che i ragazzi sono tutti impegnati, hanno messo tanto, tanto impegno, abnegazione, quindi visti abbastanza bene, spero che possiamo riuscire a mantenere questo trend. Abbiamo ascoltato quindi le parole di Santino Nuccio e di Totolo Giudice, prima giornata del girone A che vedrà Accademia Sport Trapani contro il Castelvetrano Selinunte, Calcio Sicilia Monreale, Città di Trapani Atletico Stella d'Oriente, Fortitudo Bagheria Ciccio Galeoto, Paceco TF, Sporting Pallavicino Città di Palermo. Terzo tempo CEI, una prima giornata interessante. Possiamo fare lo stesso discorso anche per il girone B, di cui andiamo a leggere subito la prima giornata, con Animosa Corleone Buonpastore, Fincantieri Palermo Procalcio Ficarazzi, Panormus Renzolo Piccolo Terrasini, Punto Rosa Vis Palermo, Costa Gaia Delcam Virtus Bagheria, Sporting Village, Tommaso Natale, Don Carlo Misilmeri, Villa Abate, Cantera Ribolla. Abbiamo letto quindi anche le squadre impegnate in questo girone B di giovanissimi regionali, un girone B abbastanza equilibrato, vedrà impegnate diverse squadre che sulla carta possono competere anche a livello regionale. Abbiamo per esempio il Buonpastore, di cui abbiamo parlato anche in precedenza, visto che la società, diciamo, nata da una costola del calcio Sicilia, ha fatto benissimo la scorsa stagione. Ricordiamo che il Buonpastore è arrivato in semifinale, il Calcio Sicilia invece è arrivato fino alla finale, dove ha perso soltanto contro la Pantanelli, che detiene il titolo regionale. A livello nazionale invece il titolo di giovanissimi lo detiene il San Michele Cattolica Virtus di Firenze, società fiorentina che aveva portato in finale nazionale sia allievi che giovanissimi. Per fortuna possiamo dire che tra gli allievi hanno avuto la meglio i ragazzi del Calcio Sicilia. Invece la finale di giovanissimi nazionali ha visto impegnate società che, diciamo, non avevano nulla a che vedere con la Sicilia. Ha vinto il San Michele Cattolica Virtus, che detiene il titolo. A livello regionale invece la Pantanelli, che dovrà difendere questo titolo regionale. Sono tante le squadre quest'anno candidate e che vogliono far bene. C'è stato anche molto movimento a livello di tecnici nel palermitano tra i giovanissimi. Il Calcio Sicilia ha cambiato tecnico, anche perché Nuccio Barone era soltanto una soluzione, diciamo, temporanea, visto che anche il tecnico è passato al Palermo Calcio, dove curerà i giovanissimi sperimentali. Mentre per quanto riguarda tra le tante novità che ci sono state, anche la cantera Ribolla ha cambiato tecnico, passando a Toto Tedesco, che già la seconda giornata avrà il suo derby personale contro lo Sporting Village Tommaso Natale. Ha cambiato tecnico anche la Vis Palermo,
Palermo che si è affidata a Mario Pezzino e la Panormus a Peppe Cerro, ma Panormus che come sappiamo lavora su Bienni, quest'anno toccherà a Peppe Cerro guidare la formazione di giovanissimi regionali, quindi andiamo ad ascoltare le sue parole e anche quelle di mister Mario Pezzino della Visp Palermo. Mister, l'anno scorso un bel campionato, siete arrivati in semifinale, cosa vi portate di quell'anno, il ricordo più bello? Ma sicuramente il ricordo più bello è stato seguire questo gruppo di ragazzi che erano i 2002, dall'inizio dell'anno a fine anno, soprattutto il lavoro di mister Rino che ha preso una squadra inizio anno che secondo me aveva poca probabilità di arrivare fin dove è arrivata, e se ci è arrivata è perché i ragazzi si sono messi d'impegno. Il mister ha dato tutta la sua esperienza fino a quando poi è stato creato ovviamente in rappresentativa, e i ragazzi sono cresciuti e quindi noi ci portiamo come gruppo 2003 questa esperienza fatta da loro, ossia che è una squadra, basta che c'è il lavoro sano, il lavoro duro, il lavoro costante in campo, si può arrivare dove si vuole. Mister, quali sono le aspettative per quest'annata? No, le aspettative sono chiare, che noi siamo comunque pur sempre una società Panormus che è conosciuta in tutta la regione, quindi è normale che si ci aspetta da tutti noi e da magari chi è fuori, ha detto i lavori, che si faccia un bel campionato. Noi tenteremo di farlo e sono sicuro che i ragazzi che sono dal 17 agosto che lavorano con me costantemente sono anche pronti per fare questo tipo di campionato. Poi ovviamente il verdetto del campo è sempre quello, è crudele e soprattutto è quello che più veritiero possibile, possiamo dire quello che vogliamo a parole, ma alla fine conta il campo, conta i 70 minuti. Cosa le è piaciuto di più dei suoi ragazzi? Cosa l'ha colpito in questo inizio di stagione con il campionato ormai alle porte? No, mi ha colpito questo, ossia quello magari ho accennato poco fa, che è la costante presenza negli allenamenti, la voglia di apprendere, di imparare. Questo è il secondo anno e sono con loro, quindi già c'era e anche conoscenza sia da una parte che dall'altra, e c'è quest'anno l'innesto di Gaetano Napoli con il preparatore atletico, che lui fa sempre parte della Panormus, però guida le squadre regionali, da quest'anno sarà con noi, e ho visto proprio questo, c'è questo gruppo di ragazzi che è già unito all'anno scorso con qualche innesto di qualche ragazzo che si è presentato durante lo stage estivo ed ha voluto riconfermare la sua presenza anche durante la preparazione, e secondo me e questo ci può dare qualche marcia in più. Senza di questo, ma non solo la mia squadra in generale, parlo del calcio, senza la voglia di apprendere, di imparare, di avere costante presenza negli allenamenti non si può andare avanti. Mister Pezzino, lei ha preso il gruppo da quest'anno, come lo ha trovato? Ma è un buon gruppo, poi dei ragazzi diciamo che sono molto molto disponibili al lavoro, al sacrificio, insomma, e quindi seguono abbastanza bene, quindi, insomma, stiamo facendo insomma, un buon lavoro. Lei ha preso un gruppo che già l'anno scorso ha lavorato insieme, era sotto età nel proprio girone, quindi ha un gruppo che con una maggiore esperienza nel campionato di quest'anno. Assolutamente, assolutamente sì. Diciamo che la gran parte del gruppo appunto già giocato l'anno scorso insieme, giocando sotto età il campionato regionale, e poi con qualche innesto insomma che è arrivato da qualche società, e quindi insomma penso che ci sia la miscela giusta per fare bene. Quindi ambizioni, avete qualche obiettivo dichiarato oppure vivrete giornata in giornata prendendo quello che il campionato vi riserva? Allora, diciamo che l'obiettivo della società dichiarato è quello di conservare il titolo regionale, quindi è quello di arrivare prima possibile diciamo ad una salvezza. Poi tutto quello insomma che verrà insomma ci prenderemo, però la salvezza è l'obiettivo primario. L'arrivo invece di Rosario Argento come direttore, cosa ne pensa, il suo rapporto con lui in questi primi giorni? Ma diciamo che l'arrivo del direttore è stato veramente un grande colpo, perché il direttore Argento non lo scopriamo noi, è stato più di 20 anni direttore del settore giovanile del Palermo, quindi una persona di grande esperienza, di grande competenza. E poi devo dire, l'ho conosciuto già da un po' di tempo, però ho avuto un'ottima impressione, perché è una persona umile, una persona aperta al dialogo, quindi insomma, mi trovo benissimo con lui. Cosa le è piaciuto di più dei ragazzi in questi primi giorni in cui li ha conosciuti? Cosa l'ha catturata maggiormente? Ma sicuramente è una cosa che io insomma ci tengo tanto, l'educazione.
la disponibilità, seguono molto, e questo per me è un punto di partenza fondamentale per creare un gruppo forte e cercare, insomma, di fare del proprio meglio. Quindi diciamo che veramente sono soddisfatto, sono contento di loro. E con le parole dei tecnici dei giovanissimi di Panormus e Vis Palermo si chiude il nostro primo appuntamento stagionale con il calciogiovanile.com. Vi abbiamo presentato quello che ci aspetta in questa lunga stagione. Vi ricordiamo come sempre che per contattarci c'è sempre il nostro sito calciogiovanile.com, la nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube, dove potrete rivedere tutti i contributi di questa puntata e delle prossime che ci saranno. Vi ricordiamo anche che da quest'anno il calciogiovanile.com raddoppia il proprio appuntamento. Il mercoledì sera alle ore 21:05 qui su Video One potrete vedere le immagini e le voci dell'ultimo weekend di gara, ma prima ancora il lunedì alle ore 11:15 su Radio Palermo Centrale 99.9 in FM, alle ore 11:15 all'interno del Lunedì Sport di Radio Palermo Centrale ci sarà un quarto d'ora dedicato al calciogiovanile.com, dove potrete ascoltare a caldo, diciamo subito dopo il weekend, i risultati delle gare e le classifiche, anche con le prime voci subito dopo le partite. Un appuntamento che diventerà una consuetudine anche per voi telespettatori. Non ci fermiamo, il progetto si allarga sempre più e sempre per cercare di aiutare il talento e i tanti giovani che ci sono qui in Sicilia. Da Giovanni Mazzola, un buon proseguimento.